Ciao a tutte ragazze, ed eccoci qua con l'appuntamento dello spacchettamento della My Beauty Box del mese, ovvero quella di marzo, che è in linea con la primavera. E infatti la brochure chiama la box Spring Vibes. Non è in collaborazione con qualche film o qualcosa in particolare, ma semplicemente a tema primaverile. Quindi adesso andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Data comunque la situazione particolare del periodo, dentro questa box manca un prodotto che doveva esserci. Infatti, qui c'è scritto di che prodotto si tratta, però io non l'ho trovato, ma non l'ha trovato nessuno di chi è abbonato a questa box, perché è un prodotto che non è italiano. E comunque, data la situazione, non è arrivato in sede My Beauty Box. Anzi, addirittura io seguo alcune ragazze su Instagram che come me sono abbonate alla My Beauty Box e loro addirittura, oltre a questo prodotto, non ne hanno trovati neanche altri due che invece io ho trovato. Quindi ad altre persone addirittura mancano tre prodotti. A me quindi si può dire che è andata bene. Comunque, brochure che tengo qui, andiamo a vedere. Non vi faccio vedere un po' così perché mi cade tutto. Già ho rischiato di perdere un prodotto. Mi è caduto, ma per fortuna non si è rotto. Comunque, questa volta mi sono truccata perché ho voluto provare un prodotto che ho trovato qui all'interno di questa box. E quindi ho detto, vabbè, proviamola. E poi ho dovuto fare anche un altro video per il lavoro. Quindi ho detto, mi trucco. E aveva ragione Emanuela del canale Snoopina, bisogna truccarsi decisamente questo periodo perché non lo so, quando mi sono truccata mi sono sentita proprio bene, cioè mi sembrava veramente la cosa più bella del mondo e comunque non lo faccio da più di 2 settimane, mi vedo molto più carina, insomma. Comunque, allora, troviamo dei Debian all'interno di questa box. Questo è il marchio che manca, Nutribees. Praticamente questo è un sito che spedisce piatti già pronti, freddi, quindi che sono soltanto quindi da cuocere, da quello che ho capito. In questo caso non è che io dovevo trovare un piatto nella box, ma un prodotto che vi spiego già. Praticamente si tratta di un prodotto che va a sostituire quella che noi utilizziamo. La pellicola classica, la pellicola trasparente per conservare i nostri alimenti. Nutribees ha ideato quindi un prodotto che qui comunque non c'è il disegno, non c'è la foto, comunque è una specie di pellicola che per loro è molto innovativa perché comunque non crea la condensa, è antimuffa. E quindi aiuta molto bene il prodotto alimentare a mantenersi a lungo e a proteggerlo quindi dal rovinarsi. E il prodotto non ha qui un nome, comunque B-Skin, qui chiamato B-Skin. E niente, dice che è un prodotto utilissimo, che è un'alternativa naturale alla pellicola di plastica, che quindi è sostenibile e riutilizzabile, a differenza invece della pellicola. Quindi questo è un prodotto che si può utilizzare sempre, però non ha il nome, quindi non vi posso dire altro. Poi troviamo dei volantini riguardo i prodotti che troveremo all'interno. Ho trovato questo qui di Equilibria. E infatti all'interno ho trovato uno di questi prodotti che vediamo qui. E poi anche un libricino di Erno Lanzo, perché c'è un prodotto anche di questo marchio. E quindi adesso andiamo a vedere. Allora, quindi iniziamo con Equilibria, in cui tutte quante noi abbiamo trovato un siero viso, per viso, collo e décolleté. È all'aloe, contiene qua dice il 50% di aloe vera, in più acido anche acido ialuronico puro. Per il 98% diciamo che è fatto di origine naturale
E poi è molto buono perché non contiene parabeni, siliconi, petrolati, PEG, e oli minerali e paraffina. Ed è dermatologicamente testato. Il prodotto è in full size, se non sbaglio. Vediamo un po'. Sì, qui dice full size, infatti a 20 ml. È fatto così in tubetto e questo siero è l'effetto filler, quindi contrasta l'invecchiamento, ma è anche molto idratante e lenitivo perché contiene appunto l'aloe. Non è appiccicoso perché qui no, più che non appiccicoso, quindi non unge perché non contiene olio, ma contiene l'aloe che è un gel. E quindi questo è il primo prodotto. Poi questo è l'unico prodotto che quando l'ho visto sono un po' arrabbiata. Comunque è l'ennesimo bagno schiuma dell'Acquolina. Per fortuna è alla fragolina di Bosco, quindi in questa fragranza non l'ho mai provato. Comunque io sono, penso, 6 mesi che ricevo questa box e in 6 mesi è il terzo flaconcino di bagno schiuma Acquolina che trovo. La cosa non mi piace perché My Beauty Box dovrebbe cercare di non ripetere gli stessi prodotti. Per fortuna che si tratta di un prodotto utile, che quindi si utilizza spesso nel quotidiano, però non fa piacere trovare per la terza volta lo stesso prodotto. Per fortuna altre cose mi sono piaciute. Comunque andiamo avanti e ho trovato questa saponetta che invece è in Italia di Erno Lanso. Scusate, non lo riesco a pronunciare bene, so per certo che la pronuncia non è quella esatta. Comunque questa è una saponetta che per il 97% è naturale. Questa è purificante detox perché praticamente contiene il fango marino del Mar Morto. Quindi aiuta a pulire la pelle perché appunto è detox. Qua My Beauty Box ci dice come utilizzare il prodotto, ovvero inumidire la saponetta con acqua tiepida, inumidire anche il viso e poi passare direttamente il prodotto sul viso. Poi terminare diciamo la pulizia usando semplicemente i polpastrelli, facendo così in modo che si vada a creare la schiuma e poi semplicemente sciacquare con acqua. Quindi questa è la saponetta che contiene 17 grammi, questo è il prodotto nello specifico. Questo è un prodotto molto carino, poi vi dico, a me piace molto utilizzare le saponette e soprattutto nei mesi caldi, quando la mia pelle è particolarmente grassa, utilizzo molto le saponette per la pulizia del viso e in casa mia non mancano mai. Poi vabbè, io le saponette le utilizzo anche per lavare i pennelli. Poi un altro prodotto beauty che ho trovato è l'idrolato di eucalipto di Bioficina Toscana. Per fortuna che ho trovato questo prodotto perché Bioficina Toscana è un marchio che mi piace molto e già una volta ho trovato un prodotto di questo marchio all'interno della box. Mi sembra che sia stata la mia prima o seconda box. Comunque qua My Beauty Box ci dice che all'interno della box potevamo trovare o l'idrolato di eucalipto come nel mio caso, oppure due tipi di maschere capelli. Una maschera capelli centrifugato oppure maschera capelli decotto. Comunque io non avevo mai sentito parlare di un idrolato in generale, che sia di Bioficina Toscana o di un altro marchio. E quindi prima di parlarvene ho dovuto un po' leggere la brochure. Comunque qua praticamente cosa ci dice My Beauty Box? Che l'idrolato di eucalipto ha varie proprietà e anche vari utilizzi. Innanzitutto si può utilizzare sul viso, sul corpo e sui capelli. Sul viso e sul corpo si può utilizzare come tonico, quindi semplicemente come rinfrescante per la pelle, dato che contiene l'eucalipto. E cos'altro? No, principalmente l'eucalipto. E anche un effetto lenitivo, quindi adatto da utilizzare per chi ha degli arrossamenti. Poi dice che è ottimo per i capelli, sia da applicare sul cuoio capelluto per
per rinfrescare, ha un effetto balsamico, ma anche sulle lunghezze per chiudere le squame e avere un risultato lucente per i capelli. Poi qua dice che si può anche vaporizzare, quindi utilizzare un erogatore a spruzzo, quindi da utilizzare come mist. Quindi se non lo si vuole applicare come tonico con il cotoncino, si può utilizzare con un erogatore a spruzzo. Comunque è un prodotto simpatico, alternativo ai classici prodotti. Sicuramente un prodotto che io non, di cui non conoscevo l'esistenza, quindi sicuramente incuriosisce. E questa è una full size e contiene 100 ml. Ovviamente Bioficina Toscana è un prodotto vegano e certificato IAB che non testa sugli animali. Poi un altro prodotto, questo può sembrare molto noiosetto, però comunque risulta utile, è una lametta della Wilkinson. Questa è a 3 lame, dice che ha oddio, ha il manico ergonomico e poi vicino alle lame ha una riga che contiene olio di jojoba e aloe, così da non irritare la pelle. È una lametta sola, comunque è utile. Gli ultimi due prodotti sono make-up. Uno ce l'ho indosso ora e sono stata molto molto contenta di averlo trovato, sia perché ultimamente mi sta molto incuriosendo il marchio in generale e poi a prima applicazione mi è piaciuto molto. Comunque sto parlando dell'ombretto Mono di Mesauda. Praticamente qui si potevano trovare varie colorazioni. Io ho trovato questo grigio, che è anche un po' di perlescenze, però una volta applicato non è che si vede molto. Infatti io, per farvelo vedere, praticamente ho applicato solo l'ombretto grigio, l'ho messo anche un po' sotto e poi semplicemente, vabbè, ho messo un po' di eyeliner. Comunque ho applicato solo questo ombretto e oddio, il colore è Mars, se non sbaglio. È una full size anche questa, penso di sì, vediamo un po'. Sì, quindi qua ci dice che si poteva trovare o l'ombretto così mono oppure l'ombretto duo, due colori, e sì, è una full size che contiene 3 grammi e il colore è questo qui. Quindi è un grigio che anche diciamo dei piccoli piccoli riflessi argentati. Comunque mi è piaciuto davvero tanto, non ha fatto molto fallout, proprio poco 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 poco. E ha una buonissima pigmentazione, non ho dovuto riapplicare il prodotto. Mi è piaciuto veramente, veramente tanto. Comunque, dei prodotti Mesauda che ho trovato all'interno di queste box, questo, se non sbaglio, è il terzo prodotto del marchio che trovo. Mi sto trovando bene con tutto. Ultimo prodotto, sempre make-up. Abbiamo trovato all'interno i nuovi rossetti di Wet n Wild. Sono nuovi in quanto il marchio ha fatto una rivisitazione per quanto riguarda il packaging, quindi è stato, diciamo, rifatto. Io qua avevo attaccato questo, togliamolo, vabbè, tolgo dopo. Comunque hanno rifatto quindi questo packaging con le labbra, e poi molto utile, l'hanno lasciato qui il tappino trasparente che fa intravedere il colore, molto comodo. Qui praticamente il mese scorso My Beauty Box ci ha dato la possibilità di scegliere la colorazione e anche il finish. C'erano i matte, c'erano i shimmer e c'erano quella via di mezzo che chiamano Deep e Nude Natural. Io avevo scelto questa colorazione che è una via di mezzo tra lo shimmer e il matte. La mia colorazione è Pinky Ring, cioè praticamente ho avuto la possibilità di scegliere il colore del rossetto e ho toppato alla grande. Praticamente, allora, per quanto riguarda la texture è perfetta, è idratante, non è né troppo laccato né matte, è quella via di mezzo. Peccato che, scusate, è andato via il sole, fino a prima c'era un bellissimo sole, comunque non so se si vede, io pensavo di aver preso un nude rosato, quello era il mio intento quando ho scelto questo rossetto, e invece ho preso un rosa Barbie,
che a me per la mia pelle non sta bene. Ora, visto perché li faccio qui questi swatch? Perché? Comunque, ora visto così, non ha una grande pigmentazione. Invece sulle labbra sì, perché l'ho provato sulle labbra. Vedete, questo è il colore che visto così non sembra molto rosa Barbie, però vi assicuro che sulle mie labbra lo è. Peccato perché, vi ripeto, ha una buonissima pigmentazione, praticamente io l'ho provato prima, però l'ho tolto perché mi stava malissimo e quando l'ho tolto le labbra avevano comunque il colore, praticamente il prodotto aveva comunque colorato e macchiato le labbra, quindi è un prodotto che sicuramente dura. E poi mi piace molto proprio la texture perché era veramente veramente confortevole. Peccato, comunque questo è il prodotto. E a parte quella pellicola, diciamo, i prodotti, gli altri ci sono. A parte quindi questo che, insomma, trovarlo per la terza volta non è stato molto molto bello. I prodotti mi sono piaciuti, ci sono state sicuramente box migliori, però sono molto contenta di aver trovato sicuramente l'ombretto mono. Questo anche è molto interessante, però stavo pensando ora che chissà se alla fine è un prodotto molto utilizzabile, perché a volte quando un prodotto è molto particolare, alla fine non lo si utilizza, perlomeno quello che. Penso che sicuramente, dato che ha un effetto molto rinfrescante, potrebbe risultare più utile nei mesi caldi, in estate. Quindi penso che sicuramente lo comincerò ad utilizzare da giugno. Comunque spero vi sia piaciuto questo video. Come sempre io vi faccio vedere queste box e sono molto contenta perché sono andata sul sito il mese scorso per scegliere la colorazione del rossetto e praticamente dal mio account, dal mio profilo, ho visto che molte persone si sono iscritte tramite il mio codice sconto. Quindi mi ha fatto molto piacere perché pensavo quasi di interrompere questo video, cioè dello spacchettamento delle box, o almeno una delle due, perché non so se può risultare noioso comunque, però mi ha fatto piacere insomma che queste box quindi sicuramente sono state utili a molte persone che come me prima non sapevano se iscriversi o meno e poi con il codice hanno anche potuto risparmiare un po'. Io ovviamente dando questo codice non ci guadagno nulla, come voi mi sono, come altre persone mi sono abbonata, ho pagato di tasca mia. Però il costo non è elevato, è una cosa molto carina. Ogni mese è molto simpatica l'idea di trovare una mystery box. Con il periodo un po' così, quando praticamente ho trovato il corriere, ho detto ma io non ho ordinato nulla, mi ero anche dimenticata data la situazione, però devo dire che poi trovare questa box in questo periodo mi ha anche un po' sollevato il morale, diciamo così. Quindi niente, ci vediamo in un prossimo video. Fatemi sapere qui sotto se avete provato uno di questi prodotti, così mi fate sapere meglio. E casomai mi fate sapere per chi ha questo prodottino qua, come meglio lo utilizza. Quindi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!